Sono davanti al negozio di Diego Dalla Palma, via Madonnina 15 a Milano Brera, bellissima zona, stupenda, molto tranquilla. Vediamo. Sono davanti alla vetrina di Diego Dalla Palma, qui c'è la presentazione della nuova collezione, bella. Sono qua dentro al negozio di Diego Dalla Palma, guardate che bellissimo che è, grandissimo. E oggi c'è la presentazione della collezione nuova, autunno-inverno. È stupenda e ci sono due matite interessanti proprio, questa qui che cerchiamo sempre, vedete? Fantastica, matita correttiva, occhi, labbra, stupenda, questa me la prendo ma sicuro al volo. Oggi presentiamo la collezione autunno-inverno 2012 di Diego Dalla Palma e la fonte, diciamo, di ispirazione è stata per noi Amy Winehouse, logicamente un'immagine rivista, corretta, attualizzata, con colori che possono essere anche un pochettino più attuali. E lo si vede a colpo d'occhio, i colori dominanti, le due famiglie dominanti sono il color vino e il carta da zucchero. Carta da zucchero che abbiamo declinato nello smalto, in un ombretto proposto in una versione 2 e in un matitone che può essere utilizzato anche come ombretto. Il vinaccio, logicamente, in virtù della particolare colorazione, si presta per poter essere declinato in innumerevoli prodotti, quindi l'abbiamo fatto nel rossetto, oltre che nell'ombretto nella seconda versione 2, nello smalto, in un eyeliner, in una matita e in un gloss. La particolarità di questa collezione è che si possono utilizzare anche dei colori combinati tra loro che apparentemente non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro. Ad esempio proponiamo un colore anche nero molto scuro, un colore di ombretto, che può essere utilizzato insieme a uno degli altri due abbinamenti, per chi vuole sottolineare particolarmente lo sguardo. Per chi vuole ricreare questa immagine di occhio stilizzato quasi caricaturale, può utilizzare l'eyeliner che noi abbiamo chiamato tecnico, che si presenta in un packaging a pennarello e che quindi consente di creare una linea sottile in virtù della punta molto fine, ma se applicato premendo e quindi creando una pressione maggiore si ottiene un effetto un pochettino più esasperato e amplificato, quindi con una linea molto più marcata. Parliamo di prodotti un po' particolari che presentiamo in questa collezione, che sono un pochettino di nicchia e un po' tecnici, diciamo. Sono per prima cosa una matita in un colore nude che noi chiamiamo matita correttiva occhi labbra. Perché? Perché può essere utilizzata all'interno dell'occhio per un effetto di luminosità molto naturale, può essere utilizzata come vero e proprio correttore a matita nella zona degli occhi, può essere utilizzata anche come matita che definisce il contorno delle labbra esterno per poter mettere in risalto il proprio colore di labbra interno, quindi è un modo per correggere indirettamente la mucosa labiale. Poi abbiamo una matita occhi labbra che abbiamo sviluppato in un unico colore medio scuro, che va bene quindi per sottolineare l'attaccatura delle ciglia, ma può tornare utile anche per contornare le labbra, e poi lo vedremo, perché c'è un ritorno un po' a rossetti abbastanza importanti che rendono le labbra un po' protagoniste. Proponiamo, così come nell'immagine, questo colore castagna bruciato, quindi dove la bocca è sicuramente in primo piano con un effetto leggermente satinato. Questi infatti ultimi prodotti che stavo per descrivere sono una cipria, è una cipria in polvere libera, finissima, delicatissima, proprio impalpabile, leggerissima, che svolge quindi la funzione di opacizzare il viso, ma al tempo stesso anche di rendere il viso non particolarmente gessoso, ma luminoso in virtù di microperle inserite che conferiscono una luminosità molto discreta. Può essere usata da sola oppure sopra il vostro abituale fondotinta.
Due prodotti invece veramente molto particolari, questi sì, insoliti ma utili, sono dei fissatori per sopracciglia, ovvero sono dei prodotti che nascono per pettinare i peli delle sopracciglia, quindi fissandoli ma regalando al tempo stesso anche un tocco di colore. Li abbiamo sviluppati in due tonalità, questo ad esempio per chi ha i capelli e quindi anche le sopracciglia tendenzialmente chiare sul biondo, e chi invece è più scura abbiamo fatto la versione per le castane scure per le more. Questi sono gli smalti della collezione, proprio belli i colori. Azzurro, rosa un po' antico, nude e vinaccia. Sì. Qual è? Sono qui al negozio. Sto guardando un po' di cosine, è troppo bello tutto quanto. E vi volevo dire che questo marchio è assicurato Cruelty Free. Se qualcuno aveva qualche dubbio, ora non ce ne sono più. Questa è tutta la linea di fondotinta, correttori, guardate che roba di scelta, pennelli, ombretti. Finita l'esperienza Diego della Palma, si va a casa adesso.